Un caro saluto a tutti, amici di Milan Channel, cari abbonati, tifosi rossoneri. La prendiamo alla lontana, la prendiamo alla larga. Manca ancora una discreta dose di giorni al derby di andata a Milano del campionato 2014-2015 e durante la sosta della nazionale noi cerchiamo di capire perché è così attesa questa partita, perché ha così tanto fascino e qual è anche la portata storica di questa partita, non soltanto la rivalità. Qui con noi in studio per parlarne, lo ringraziamo perché ci ha proposto e ci ha portato tanti cimeli ed è lui stesso addobbato a cimelio nel nostro studio, Luigi La Rocca. Buongiorno Luigi. Ciao Mauro, buongiorno a tutti. Allora, intanto spiegaci un po' come sei. In che tenuta sei qui con noi oggi a Terza Pagina speciale Storia Derby? Diciamo proprio per onorare il Milan, la mia passione per il Milan, ho voluto indossare una camicia che riecheggia proprio quella dei fondatori di Herbert Kilpin, quindi è una camicia appunto stile old style milanista. Quindi siamo agli inizi del Novecento, si giocava così perché si giocava in primavera e in estate, no? Esatto, cioè il concetto di maglia non era ancora stato inventato perché non ce n'era la necessità. In realtà nei primissimi tornei disputati dai pionieri si giocava solo nel periodo primaverile e all'inizio dell'estate, quindi non c'era il bisogno di avere una maglia che coprisse dai rigori dell'inverno, perché ancora quindi una normale camicia colorata con i colori del club. Esatto, era probabilmente una camicia di seta, se proprio perché il fondatore Herbert Kilpin era uno che aveva appunto mansioni e lavorava nell'ambito tessile e quindi è molto probabile che fosse di tessuto pregiato. Allora, prima di iniziare a vedere quello che con molta gentilezza e con tanta passione Luigi ci hai portato per questa edizione di Terza Pagina, noi fra poco parleremo del primo derby di tutti, no? Quello del 18 ottobre 1908, la Coppa Chiasso fra Milan e Inter, e lo chiamiamo derby, ma nel 1908 lo chiamavano derby? No, assolutamente, cioè diciamo che lo spirito del derby è proprio insito nella storia del Milan, perché la prima partita in assoluto che il Milan disputa è contro la Mediolanum, che era l'altra squadra di Milano, quindi diciamo è già il primo gemito che il Milan lancia, è già un derby, anche se il termine derby non veniva ancora usato. Come la veniva definita? Una partita come le altre? Ma neanche il termine stracittadina, no, perché niente. Anche questa cosa è una cosa che comincia a essere usata probabilmente verso gli anni 40. Prima praticamente non c'era il concetto di derby o di sfida e via dicendo. Che io sappia, la prima volta in assoluto in cui è stata usata la parola derby riferita a, appunto, a una stracittadina Milan-Inter risale al 9 aprile del 1933. Quindi in pieno clima autarchico. 25 anni dopo il primo Milan-Inter. Esatto. Viene usato in piena autarchia, quando i termini inglesi non avevano vita facile. Infatti il cocktail non si poteva usare, si beveva il classico coda di gallo o Louis Armstrong, il famoso cantante che già cantava qualcosa, era Luigi Braccioforte. Quindi il fatto che Bruno Roghi, per me era un famoso giornalista della Gazzetta dello Sport, abbia usato questo termine è veramente innovativo e curioso, come sia potuto succedere proprio nel 1933. Allora, Luigi, vediamo questo primo derby, che non era ancora un derby, non lo chiamavano derby, del 18 ottobre 1908. Naturalmente non abbiamo le immagini, nel 1908 non c'erano le telecamere, esatto. Però abbiamo documenti pregiati, abbiamo qualcosa di molto importante da proporre ai nostri abbonati. Lo vediamo, ecco qui
siamo con un servizio realizzato su Forza Milan, Luigi, chiasso nel derby, c'è la foto della partita, una fase della partita e anche evidentemente il trofeo. Esatto, la Coppa Chiasso, che era una Coppa Challenge, vale a dire era una Coppa che rimaneva di proprietà della squadra che l'avesse vinta per 3 volte, e in quell'occasione appunto il Milan se la giudica definitivamente perché ne aveva già vinte negli anni, 2 anni precedenti. E, curioso, diciamo che c'è anche una curiosità proprio statistica in questa partita, perché praticamente in realtà è una partita che non dovrebbe rientrare tra le partite ufficiali del Milan. Io ovviamente sono orgoglioso che il Milan se la sia aggiudicata, proprio perché in realtà è stata disputata su 60 minuti e non sui canonici 90 minuti. Come mai, Luigi? Perché in realtà era un torneo che si svolgeva con... E su questo campo? Questa è la foto della partita? Sì, il campo del Gas, no, non è di quella partita, è il campo... Il campo su cui si è giocato. Quella partita a Chiasso in Svizzera, e praticamente le tre squadre milanesi, se non sbaglio, Milan, Inter e Mediolanum e Ausonia. E Ausonia, partirono tutte e tre insieme sullo stesso convoglio, sullo stesso treno da Milano per raggiungere appunto la città svizzera, dove fecero questo torneo con la squadra della... Esatto. Qui, questo è il Corriere del Ticino? Esatto, che celebrava i 100 anni nel 2008, celebrava i 100 anni del primo derby della Quindi storia. Tu dici 60 minuti, insomma, bisognava giocare 90. Sì, cioè praticamente ai fini statistici non dovrebbe rientrare, perché il problema era che in realtà le squadre avevano già disputato 2 partite nel corso della giornata, quindi la finale per l'incombente oscurità, era già ottobre, venne disputata solo su 60 minuti. Questa coppa dov'è adesso, Luigi? Questa coppa non c'è più, che io sappia non c'è più, era in un libro di proprietà del Milan con le foto di tutti i trofei vinti dalla squadra nel corso dei suoi primi anni. Purtroppo chissà che fine abbia fatto. Però è il primo trofeo che vinciamo attraverso un derby, anche esatto, se era una partita fra Milan e Inter. Esatto, esattamente. Diciamo che bisognerebbe anche capire, cioè gli interisti posso dire, non esisterebbero se non esistesse il Milan. Sì. Cioè, loro nascono da una costola nostra. Vabbè, poi vediamo se era la costola o qualcosa. Però voglio dire, scherzo, evidentemente. Allora, questo è, che cos'è, Luigi? Questo è il, chiamiamo, il programma... Della gran gara. Sì, il programma di quella competizione, non è un cosiddetto programma ufficiale come lo intendiamo ai giorni nostri, è una cosa curiosissima che descrive tutta la manifestazione svoltasi. Ecco, guarda, allora c'è il programma del sabato, della domenica, sì, e c'è tutto proprio. Esatto, Luigi. Sì. Il programma e poi il regolamento della medaglia d'oro sul campo di giuoco, esatto, del Football Club in Chiasso. Esatto, esatto. Quindi insomma veramente molto, molto... Ecco, posso chiederti, sono cose molto belle queste, siamo insomma, più di 10 giorni dal derby, a più di una settimana dal derby, quindi c'è tempo per insomma, farci affascinare da queste cose. Dove le hai recuperate queste cose? Se non è segreto professionale, Vabbè, se non sono troppo allora, indiscreto. Questa cosa qui è stata recuperata in Svizzera perché la possedeva un collezionista di cose del Chiasso e via dicendo, un appassionato di cose del Chiasso, e quindi lì è chiaro che le ricerche ricordo di essere andato anche in Svizzera a fare ricerche presso le varie biblioteche per trovare fonti di queste partite disputate dal Milan in Svizzera, anche perché all'epoca la Svizzera era uno degli stati più avanzati dal punto di vista footballistico, come si diceva allora.
Sì, ecco, e quindi questo è quello che è accaduto nel 1908, il primo derby, il 18 ottobre 1908. Noi abbiamo anche una foto della formazione del Milan del 1908-1909, esatto, questa, esatto. Luigi? Questa è il primo derby invece disputato in Italia, sempre in quella stagione. Ecco, qui siamo al 20 dicembre. Esatto. 1908, Milan-Inter 3-1, era un amichevole. Esatto, adesso... Noi vinciamo il primo derby l'ottobre 1908, Coppa Chiasso 2-1. Primo derby amichevole, Milan-Inter 3-1, primo derby di campionato, Milan-Inter 3-2, li vinciamo tutti i primi. Esatto, le prime partite sono tutte ad appannaggio del Milan, insomma, anche lì si può vedere appunto la camicia che indossavano e non la, sì. E non la maglia. Esatto, insomma. Esatto. E a fianco si nota qualche giocatore dell'Inter sul lato destro. Qualche pentito? Qualche transfuga. Sì. Transfuga all'incontrario, esatto. Che voleva tornare alla base, sì, quando ci sono le scissioni. Esatto. Succede sempre più o meno così. Allora, possiamo rientrare in studio dopo questa prima, infornata, Luigi, di storia, di ricordi di questo derby. Ecco, tu hai detto una cosa prima che a me piace molto non fare esercizio storiografico e accademico nel realizzare queste trasmissioni, mi piace capire la natura di quello che accade oggi, cioè io lo ripetiamo spesso, milanisti e interisti vanno insieme allo stadio a San Siro, no? È vero? È vero. È vero, certo. Tu mi hai appena raccontato che la prima volta che Milan e Inter hanno giocato da avversari sono andati insieme in pullman a Chiasso. No, in pullman non c'erano ancora, no, in treno. Sono andati insieme, questo, esatto. È il concetto, insieme in treno nel 1908 a giocare la loro prima partita, quindi sì, no? Sì, diciamo non proprio d'amore d'accordo, ma sì, quello è chiaro, esatto. Quello è chiaro, però ci va insieme, esatto. La condivisione di certe esperienze, anche se c'era stato un punto questo attrito per la scissione, eppure decido di andare insieme a questa manifestazione. Adesso andiamo un po' avanti negli anni, Luigi, perché andiamo negli anni 30. Negli anni 30, dove insomma lì l'Inter è ambrosiana, esatto. E il Milan è Milano. No, lì ancora Milan, perché l'italianizzazione di Milan avviene nel 39, quindi questo è un programma del 34, l'anno in cui l'Italia poi si laurea campione del mondo. Esatto. E l'Ambrosiana... Qui... Questo derby lo vince l'Ambrosiana 2-1 in casa nostra. Esatto, questo è il programma ufficiale di quella partita, di una bellezza straordinaria. Dimmi. Beh, insomma, nei mercatini, io era tutte le domeniche, tutti i sabati frequentavo questi mercati a Milano o in provincia. E hai trovato questo. E ho trovato anche questo. Senti, poi c'è anche un programma del 1945. Mi emoziona molto questa cosa, perché immagino Milano sotto le bombe, Milano... No, questo qui è il primo derby disputato subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, qui però siamo sempre nel 45, Luigi. Siamo sempre nel 45, il campionato 45-46, quando l'Inter torna a chiamarsi Inter. Qui bisognerebbe fare un inciso. Ecco, è bravo, esatto, perché non è più ambrosiana, bravo. Non è più, no, bisognerebbe fare un inciso. Qual è l'inciso? Io da milanista continuo a ripetere che lì l'Inter è stata fondata nel 1946 e non nel 1908. Cioè, perché? Perché l'Inter nasce appunto da una costola del Milan nel 1908, viene dismessa, viene chiusa definitivamente nel 28, creata una nuova società a tutti gli effetti derivante dalla fusione di Inter e Unione Sportiva Milanese nel 1928, quando vennero a trovarsi sul territorio milanese tre squadre in Serie A. E dura come ambrosiana, prima come ambrosiana fino al 32, poi dal 32 diventa ambrosiana Inter, e questa denominazione muore nel 46, nell'ottobre del 46, quando torna viene chiusa questa società e viene rifondata l'Internazionale, quindi l'Inter per me, milanista come sono io, ha soltanto
È nata nel 48. Nel 46. 46, cioè, quindi 54-68 anni. Esatto, non ne ha ancora 100. Questo per e me. Quindi questo dal punto di vista strettamente storico è così. Esatto. Noi adesso stiamo per tornare ancora su cimeli molto lontani da noi, proprio per questo mai visti, proprio per questo esclusivi, e proprio per questo ringraziamo Luigi per averceli portati. Prima di tornare su queste foto di grande bellezza e di grande portata storica, per capire naturalmente la natura di quello che stiamo per vivere nel prossimo derby, ci concentriamo, visto che il prossimo è un derby d'andata, su alcune immagini che ci sono care dei derby d'andata nella storia. Luigi, come siamo bravi a Milan Channel, mettiamo anche i gol nelle nostre clip di qualche sconfitta, perché bello. Il calcio è bello, perché ti dà emozione, anche ti dà, quando perdi ti dà voglia di vincere la prossima, esatto, quindi è un'emozione esatto. Che si ricicla esatto. Di continuo. Allora, torniamo con il nostro speciale derby, che viviamo molto sui cimeli che ci ha portato Luigi La Rocca, storico e storiografo rossonero. Andiamo a vedere il derby del 1947, Luigi. Esatto, questa foto l'ho voluta portare perché aveva un fascino un po' particolare. Sì. Innanzitutto quello che vediamo sullo sfondo è lo stadio di San Siro ad un anello ancora,
Quindi qui siamo a San Siro. A San Siro. Che si vedono gli alberi là. Esatto, si traguardano gli alberi che arrivavano sopra al primo anello, ancora non si pensava alla costituzione alla costruzione del secondo, che è nel 55, qualche anno dopo. La cosa curiosa è quel mascotte con un panettone enorme in mano, proprio fa tenerezza. 47, nel 47 vinciamo tutti e due i derby noi, vinciamo 2-1 in casa dell'Inter e 3-2 in casa noi con l'Inter, esatto. Nel 1947. Andiamo avanti, andiamo nel 48-49, Luigi. Esatto. Anche qui c'è Novazzi, eh? Esatto, è a Novazzi, sì. C'è Gudmundsson, sì, vicino al magazziniere che porta appunto sempre il panettone, che era un classico, no, che usava a scambiarsi derby. Ah, il panettone? Il panettone, che era proprio... e lo scambiavano. Quindi non il gagliardetto? No, il gagliardetto viene... c'è una cosa curiosa che vedremo con le foto più, sì, leggermente più avanti, nel 63, ma era proprio tipico che tra le due squadre milanesi si regalasse il panettone. Lì portano il fiori e il panettone, che era proprio il simbolo di Milano, certo, e il simbolo anche, certo, anche dell'Eric. Poi ricordiamo che Motta diventò anche sponsor del Milan, certo, negli anni... Quindi c'era tutto, anche qui c'era un senso a questa storia. Esatto, no? Esattamente. Va bene, poi tu ci hai portato una Cartometal Inter, vediamo di che cosa si tratta, perché insomma già la definizione è intrigante e curiosa. Esatto. Che cosa vuol dire? Cioè, praticamente queste sono nel campionato 49-50, esatto, queste sono due cartoline, una del Milan e una dell'Inter, rarissime. Io ne ho trovate solo un esemplare, sia del Milan che dell'Inter. Mai più riviste, mai più... Cosa vuol dire Cartometal? Voleva dire che era una cartolina stampata su una lamina di alluminio. A colori, una delle prime cartoline a colori, perché la tecnica del colore nelle immagini non era ancora stata impostata, e questa è quella del Milan, sempre della stessa stagione. Sono due curiosità legate, ecco, ricordiamo alle due che, squadre milanesi. Sì, ricordiamo che nel 1949-50 l'Inter all'andata batte il Milan 6-5. Esatto, che è la partita con più reti in assoluto nella storia del derby. E al ritorno vince il Milan 3-1. Esatto, esatto. Quindi quell'anno mi ha fatto noi 8 gol e loro 7 tra andata e ritorno. Però è chiaro, il 6-5. Però il 6-5 passa alla storia come una partita bella per merito di entrambe le squadre, no? Sì, sì. Il Milan arriva ad avere addirittura a condurre 4-1. E credo si sia un po', assestato un po', ricordandosi che, ricordandosi che il primo derby era durato solo 60 minuti, esatto, Milan si è fermato dopo 60 minuti. Esatto, si è fermato dopo 60 minuti. Diciamo che quella partita appunto passa alla storia come la debacle del portiere milanese, che andò in bambola e insomma prese di fila 5 reti. Incredibile. Allora, proprio il 12 novembre 1978 il Milan vinceva il derby d'andata dello Scudetto della Stella. Era quella partita nella quale Nils Liedholm, sentiti un po' gli astri, decise di non far giocare Rivera e di far giocare Sartori, che è attualmente direttore sportivo dell'Atalanta dopo essere stato al Chievo. E noi realizziamo con Luigi La Rocca questa puntata di Terza Pagina il 12 novembre del 2014, quindi esattamente 36 anni dopo. E quindi insomma, proprio perché quel derby del 78, di 36 anni fa, del 12 novembre 78, 12 novembre 2014, è stato il primo derby di Franco Baresi, giocato in assoluto da Franco Baresi, lo abbiamo sentito e ve lo proponiamo. I derby sono sempre molto particolari, partite molto sentite, cercheremo di fare un grande derby, una grande partita, perché è importante non allontanarci dalle posizioni alte. Sicuramente credo che potremo far bene, insomma, anche l'Inter non sta attraversando un bellissimo momento, ma
dobbiamo fare molta attenzione perché, come dicevo prima, è particolare i derby e quindi dobbiamo prepararci bene. Cercando di fare un po' di Amarcord, il derby per eccellenza è quello tra il Milan di Sacchi e l'Inter di Trapattoni? Vabbè, sicuramente quegli anni abbiamo avuto soddisfazioni, abbiamo giocato dei derby straordinari, però anche qualche anno dopo ci hanno fatto anche soffrire, quindi l'Inter ha avuto anche delle grandi squadre, i derby, come ripeto, sono particolari e c'è sempre da prepararli al migliore dei modi perché loro hanno sempre carattere. Per Capitan Baresi il derby si vive anche in famiglia con Beppe, parlate più di quelli passati o magari degli ultimi che vedete? Ma ultimamente ci sentiamo meno e parliamo meno di derby perché non essendo protagonisti sul campo, però ogni tanto ci vediamo e parliamo di calcio e entrambi pensiamo sempre di poter fare il meglio, insomma i derby sono sempre molto sentiti, mi ricordo quando giocavo contro di lui e c'era un'emozione particolare. Non ho un ricordo magari del primo derby giocato anche per chi di questi ragazzi ancora non è sceso in campo? Vabbè, bisogna andare indietro tanti 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 anni perché si va nel 1979, il mio primo derby vinsi, quindi fu per me anche molto importante perché il primo anno che giocavo vincemmo anche lo scudetto e fu gol di Maldera, mi ricordo, e fu una grande gioia, una grande soddisfazione, stadio pieno. Poi quegli anni lì l'Inter era anche più forte, era anche favorito sulla carta e vincere diede doppia soddisfazione. Ultima cosa allora che chiedo, si parla tanto di questa stagione, si parla tanto anche della fase difensiva della nostra stagione, non posso non chiedere un parere a Capitan Baresi. Ma sai, la squadra sta crescendo, sta trovando giusto equilibrio, è chiaro che la squadra, tutti devono aiutarsi, tutti devono lavorare per un unico obiettivo, qualche volta concediamo qualcosa, bisogna migliorare per avere la continuità nei risultati, quindi concedere meno è fondamentale poi. Ecco, questo è il nostro capitano, Franco Baresi o Franchino? Tu che sei? Lui è nato lui anagraficamente è nato Franchino, ecco. Poi cambiò negli anni 2000, inizio anni 2000, il proprio nome in Franco. Ah, ecco, quindi questo per rispettare i fatti. Noi torneremo fra poco, terza pagina, insomma una lunga volata, visto che questo derby d'andata del 2014-2015 arriva al termine di una sosta verso la prossima partita con l'Inter, faremo ancora un salto negli anni 40, poi molti anni 60, molto anni 60 la seconda parte, vi faremo vedere in lungo e in largo, con tutti i dettagli e tutti i particolari, il derby che ha fatto nascere la Moviola, che fa discutere ancora oggi e farà discutere per sempre in Italia e non solo in Italia. Fra poco. Rieccoci in vostra compagnia, amici di Milan Channel, cari abbonati, tifosi rossoneri, stiamo andando alle radici di Milan-Inter, con l'aiuto di Luigi La Rocca e con tante tante suggestioni, insomma attraverso la storia del derby si vede un paese che cambia, una città che cambia, una terminologia che cambia, perché abbiamo appreso in questa edizione di terza pagina che prima del 1933 questa partita non veniva chiamata né stracittadina né derby, ma era semplicemente la partita fra Milan e Inter, che poi in uno dei cimeli che ci hai portato viene definita in un certo modo, forse l'abbiamo già visto, fra il Milan Club e l'Internazionale Milano.
Così veniva definita la partita. Esatto. Tra Milan e Inter, sì. Quindi neanche derby. Allora Luigi, c'è un biglietto di un derby del 48-49. Allora, questo è un biglietto del 6 febbraio 49, Inter-Milan 4-4. Cosa mi dici di questo biglietto? Beh, ma non è molto, però i biglietti che vedevo io quando ero bambino, Luigi, non è molto diverso questo. Esatto, era Grafiche Bertello, se non erro, che era popolari. Proprio, esatto, popolari, e un biglietto che ha un suo fascino, è un biglietto stampato ovviamente dall'Inter, il Milan era l'ospite e quindi scritto in grande. Non ha un fascino rispetto agli attuali che vengono stampati appunto su carta termica e che col passare degli anni svaniscono, e quindi c'è un po' un rammarico sotto questo aspetto. E invece questo rimane bello indelebile. Rimane fisso, insomma, poi all'epoca si usava anche appunto appuntare la data dell'evento, scritto a... Eh beh, insomma, è quello, anche quello è stilografica. Anche quello è il suo fascino e la sua ricchezza. Esatto. Allora, sempre per quanto riguarda un Milan Inter del 49, sempre qui a terza pagina, sempre qui su Milan Channel, abbiamo ecco, queste, ma che cos'è questa cosa qui, Luigi? Allora, questa qui è una maglia particolarissima, è stata utilizzata per un evento veramente curioso. Sembra la maglia della Sampdoria. Esatto, infatti la Sampdoria ha un cuore rosso-nero, sappiamo. Lo ha detto Palombo, prima dell'ultimo Sampdoria Milan Palombo lo ha detto. Esatto. A me è sembrato di capire anche che Palombo volesse dirci che era milanista, però vabbè, andiamo avanti. Esatto. È una maglia utilizzata per festeggiare il cinquantesimo anniversario della fondazione del Milan. E curiosamente, anziché fare una partita con una squadra internazionale, via dicendo, decise di chiedere l'ausilio proprio dell'Inter, quindi la dimostrazione che anche forse di una riappacificazione per certi versi di questa rottura, e quindi venne formata una squadra mista che affrontò l'Austria-Vienna e perse 3-4. Quindi non era destino che giocassero insieme. Esatto, esatto. E quindi ha la fascia rosso-nero-azzurra, è una maglia che è di proprietà del Museo di San Siro. Insomma. Ah, ecco, del Museo di San Siro. Ecco, di recente... Qualcuno è venuto fuori, ma problemi economici, Milano non ce la fa, si sa, le fondano le due squadre. Beh, insomma, sarebbe per molti tifosi sia del Milan che dell'Inter, sarebbe come la fine di una passione. Assolutamente, no? Si andrebbe a sì, occuparsi di qualcos'altro. Va bene, andiamo avanti ancora con altri spunti e altre suggestioni che arrivano dai cimeli di Luigi La Rocca. Ecco, qui siamo. Dunque, 63, settimanale Vita, Picchi e Maldini, Inter Milan, partita a dispetto, la storia del derby della Madonnina, Luigi. Esatto, cioè questo anche perché giornale di ispirazione cattolica, sì, come era questo, dedica proprio la copertina alle due squadre milanese, ai due capitani. Milan è campione d'Italia, esatto, che l'ha vinto nel 62. Esatto, le due squadre che dominavano il proscenio nazionale europeo proprio in quegli anni, e quindi è una cosa carina, sì, che ci siano i due capitani su questa rivista che con il calcio non aveva nulla a che vedere. Non aveva niente a che fare. Ecco, qui dovrebbe essere finito questo derby qua, se è un Inter-Milan 1-1. Dovrebbe essere finito 1-1. Proseguiamo ancora con il 1963, vediamo che cosa ci hai portato per consentirci di entrare proprio nei dettagli del derby. Ecco, qui siamo nel trofeo Città di Milano, Luigi. Esatto, esatto. Anche qui disputato a giugno, se non erro, dopo che il Milan aveva... Trofeo Città di Milano, sì. 13 giugno 1969, qui siamo andati No, questo è un 63. Adesso lo trovo. Eccolo qua, hai ragione tu. 63, Milan batte Inter 4-0. Esatto. È il 27 giugno 63, esatto. Bravo.
Dopo che il Milan si era laureato campione, sì, a Wembley. A Wembley. Infatti non c'è più lo scudetto, siamo, esatto, già nell'altra stagione. No, diciamo che siamo a cavallo. A cavallo delle due, e anche lì, come potete notare, sulla sinistra c'è un panettone, stiamo parlando di giugno. È vero, è vero. È per quello che si scambiavano sempre il panettone. Allora, no, mentre l'Inter ha, in quel caso donò a giugno un panettone, adesso non so se all'epoca c'erano i problemi sulla scadenza dei, sì, prodotti alimentari o meno, come c'è adesso. È curioso che si veda appunto un panettone regalato dall'Inter, mentre il Milan in questa occasione, nella foto che vediamo sempre della stessa partita in cui è raffigurato l'Inter, c'è l'Inter porta il gagliardetto, ecco, del Milan. Ecco, ah, eccolo là, qua, là bravo, fondo. È vero, c'è Picchi, Armando, esatto, Picchi. Esatto, che ha in mano il gagliardetto del Milan, per quel trofeo che... Insomma, è un po' il coronamento di una stagione memorabile. Avevano una squadra importante anche loro, esatto, insomma. Sì, sì, sì. Loro vediamo. Noi vinciamo la Coppa dei Campioni e loro vincono. E loro vincono lo scudetto, quindi è una partita ad alto livello. Possiamo proseguire ancora. Qui credo che si vada nel 1965. Allora. Questo è un 13 ottobre 65, Luigi. Esatto. Rappresentativa, quindi ancora una mista Milan-Inter. Esatto. E qui sui biglietti però non c'è più scritto popolari ma gradinate. Esatto. A seconda un po' anche di chi stampava, sì, queste cose. Anche qua è una cosa curiosa perché, diciamo, negli anni 40, 50 e 60 era consuetudine di tanto in tanto, nelle, magari nelle soste proprio, sì, della nazionale, disputare partite tra squadre miste di rappresentanza, e questa proprio è un Milan-Inter contro il Chelsea. Qui c'è, poi vedevo sul biglietto Moville, la maglia degli sportivi, insomma i marchi più incredibili. Abbiamo forse qualcos'altro del 1965? Ecco, esatto, questa era la maglia, la maglia indossata contro il Chelsea. Indossata proprio... Beh, questa è già più milanese, esatto, no? Richiama la croce di San Giorgio di Milano, insomma. Ricordo sempre che questa croce richiama un po' il diavolo e l'acqua santa. Insomma, ah, esatto, no? Noi siamo entrambi. Esatto. Siamo entrambi. E poi, insomma, nel corso della nostra storia siamo stati sulla croce in Serie B e poi siamo risorti e abbiamo vinto tutto in Italia, in Europa e nel mondo, insomma. Va bene. Allora, Luigi, adesso volevo farti vedere un documento da un nostro speciale che è Milano e il calcio, fatto molto bene, molto bello. Siamo in pieni anni 60, abbiamo visto 63, 65, adesso andiamo al 67. E facciamo vedere ai nostri tifosi, lo vediamo insieme, ce lo godiamo tutti insieme, il modo in cui attraverso un derby di Milano è nata la moviola. Poi ci dirai se era gol o non era gol, Luigi, vediamo. In un campionato che vede il Milan tornare al successo dopo i trionfi dell'Inter, ancora una volta il derby di Milano segna un momento storico per il calcio. In una partita poco brillante a livello di gioco, un gol fantasma di Rivera segna l'inizio di un'epoca nuova. E la moviola è nata in un derby del 67 a Milano, con un gol di Rivera che in campo è subito contestato, questo gol, che dentro, fuori, non dentro, non fuori, l'arbitro da guardaline, sì, prima no, poi sì, poi no, finalmente sì, gol. Noi eravamo tutti convinti che fosse gol, è stata la moviola proprio a far vedere che si era alzato un po' di bianco. Io Vitaletti era il capo montatore, veniva sempre con me a San Siro, guardando il filmato e mi ho scoperto come la palla toccava a terra, si alzava del gesso. Quindi dico, se si alza del gesso vuol dire che il pallone ha toccato la linea. Se ha toccato la linea non era oltre, quindi non era gol. Si lavorava tanto con le pellicole, non come adesso che è tutto elettronico. Poi c'era lo sviluppo, quindi bisogna aspettare un'ora almeno di sviluppo. Poi si tirava fuori il pezzo che riguardava la moviola, il rigore non dato, il rigore dato, quello che era. Allora si mandava allo sviluppo per fare la copia, perché si metteva poi sia nel pezzo del servizio che andava in Domenica Sportiva, sia la coppia per poi poter andare in onda nella moviola. Questo a Milano. E pensi che allora giocava in Serie A il Foggia, per esempio.
Per cui c'erano delle volte che io e Vitaletti stavamo facendo, preparando i pezzi della moviola e sentivamo la sigla della Domenica Sportiva. Io sono convinto che sia servita agli arbitri la moviola, se non altro sotto profilo atletico, perché hanno capito con la moviola che più erano vicino alla palla, più erano vicino all'azione e più era difficile sbagliare. Fa piacere ritrovare Carlo Sassi. Carlo Sassi era milanista o interista? Sai che non lo so, non lo so, non credo, milanista non credo, non credo. Però secondo me degli vabbè, altri. Vabbè, però insomma, per carità, ha sempre fatto il suo lavoro in maniera impeccabile, professionale, siamo solo noi degli inguaribili curiosi. Non era gol allora, non, secondo me non era gol, proprio l'ha dimostrato il fatto che avesse sollevato un po' di gesso, insomma, però venne assegnato e grazie a Dio almeno per noi finì almeno in pareggio, insomma. Ed è finita in parità e poi abbiamo vinto lo scudetto quell'anno. Esatto. E quindi questo è quello che era accaduto nel 1967. Balzo in avanti, Luigi, entriamo negli anni 70 e tu ci hai portato un calcio film. Io ricordo molto bene quegli anni, il 71, 72, 73, ma questo calcio film proprio non me lo ricordo, Luigi. Era una edizione curiosa che hanno fatto per 4-5 anni all'inizio degli anni 70, in cui 300 lire, pensi. Sì, in cui praticamente venivano raccontate le partite dopo, una sorta di programma successivo. Cioè, ma si vendeva in edicola? Si vendeva in edicola e c'era la fotocronaca delle partite. Non esisteva più il calcio illustrato perché ormai aveva concluso le proprie edizioni e quindi questa cosa qui era una fotocronaca della partita. Durò per pubblicato da un editore, se non sbaglio, torinese, durò un 3 o 4 anni e poi chiuse. Qui Rivera e Mazzola tenevano esatto, banco sempre loro. Esatto. I due Abatini. Siamo passati da Picchi e Maldini degli anni del 63, esatto. Da Armando Picchi e Cesare Maldini, a Gianni Rivera e Sandro Mazzola. Esatto, che sono i due vessilliferi di, esatto. Di quegli anni là. Esatto. Allora, Luigi, adesso invece entriamo nell'era di un derby a colori, di un derby che insomma appassiona sempre più i milanisti, gli interisti, tutti gli appassionati di calcio. Noi abbiamo nelle nostre mani un Forza Milan del novembre del 1990, intanto una copertina molto bella, era della Silvio Berlusconi Editore, all'epoca Forza Milan veniva redatto nella stessa palazzina di Corso Europa a Milano di Sorrise Canzoni. Ricordo perfettamente, ecco. C'era Vittorio Mentana. Esatto, c'era Vittorio Mentana, esattamente, che è un grandissimo milanista, esatto. Che oggi è il team manager del Milan. Qui c'è questa bella copertina che ricordo ancora, Gullit e Donadoni, Luci a San Siro, avevamo preso a pretesto il titolo della canzone di un interista, ma in Brasile, insomma. Esatto. Non mi fa toccare quella polemica con Vecchioni. Perché... Cioè? Beh, lui ha negato che questa canzone potesse essere utilizzata dai milanisti e questa è una cosa che a me dispiace molto, che una personalità come Roberto... Ma usata in che senso? Ha detto che quella canzone era solo poteva essere utilizzata solo dagli interisti. Ma pensate. E perché? Quindi, perché mai? Non lo so, perché lui è un interista. Sì, lo so bene. Perso, insomma. Questo lo so bene. E questa affermazione a me ha ferito molto, perché è una bella canzone, che poi non è che parli. Vabbè. Eravamo anche in 100.000, c'è cioè una canzone di Celentano. Che parla proprio del derby, insomma. Un altro interista. Un altro interista, ma questa è una canzone bellissima. Esatto. Sempre degli anni 60. Senti un po', qui c'è il derby dei presidenti. Nel novembre 1990 non fu per la verità una copertina molto fortunata perché perdemmo 1-0 con gol di Berti. Però ecco, prima della, qui ti voglio far vedere una chicca, non so se te la ricordi questa cosa qua, io me la ricordavo. Se andiamo avanti, all'interno di Forza Milan c'è proprio lui con in mano Forza Milan, l'avvocato Prisco con in mano Forza Milan, esatto. Pino Azzolino, fotografo, vede l'avvocato Peppino Prisco che andava negli studi di Italia 1 a registrare la trasmissione e si è fatto fotografare con Forza Milan fra le mani. Esatto, ma sì, lui aveva uno spirito gogliardico, io ho conosciuto Prisco
Diciamo che ricordo che mi mostrò di avere nella sua raccolta alcune immagini del Milan del 1905-1916. Io le tengo perché l'Inter non era ancora stato fondato e quindi... Non c'era ancora stata la scissione. Esatto. Quindi l'Inter è il risultato di una scissione, non di una fondazione. Esatto. Sono cose diverse. Ecco, condivisa questa chicca con gli abbonati a Milan Channel, credo sia la prima volta. Poi l'avvocato Prisco, che in ogni caso ricordiamo tutti con affetto, ricordo di riuscivo a farlo arrabbiare in maniera unica, questo è un po' di sottile piacere, me lo provoca, ma è il sottile piacere che ti provoca un grande avversario, perché è importante, per continuare ad amare la tua squadra, ad amare il calcio, è importante avere un avversario, senza l'avversario diventa tutto più triste, tutto più monotono. Assolutamente. E noi l'avversario, evidentemente, confronto... ce l'abbiamo. Esatto. Ecco, questo quindi Prisco che, avvocato Prisco, lo che stimolo per... diceva che era stato uno scherzo della redazione di Forza Milan, in realtà qui questa è la foto, insomma, non mente. Proseguiamo perché questo servizio che stiamo per vedere serviva a Forza Milan per presentare il derby d'andata 90-91, non andò benissimo, il Milan fece una grande partita, tutto all'attacco, ricordo, poi gol di Berti nel finale, immeritato loro a volte, ma ancora oggi nelle squadre giovanili vincono spesso così, il Milan gioca, crea, costruisce, magari non segna, loro calcio d'angolo, colpo di testa, gol strano, dentro. Ricordo, Milan natura, stradominava però. E poi magari prendeva un gol proprio stupido. Ecco, c'era appunto questa, qui c'era tutto uno studio statistico numerico della redazione di Forza Milan, vedi le tabelle Luigi, in cui si parlava proprio della preponderanza, insomma, di Silvio Berlusconi nei confronti di Ernesto Pellegrini. Mi fa piacere trovare, al di là, insomma, questo era il titolo dell'epoca, qui siamo sul Forza Milan del novembre 1990, però di recente il presidente Berlusconi ha elogiato molto Ernesto Pellegrini per una sua iniziativa benefica. Quello della, sì, il ristorante, del ristorante, esatto. Sì, per ad un euro con un prezzo, sì, ad un euro per 500 persone. E questa è una bellissima cosa che il presidente Berlusconi ha apprezzato. E devo dire che Ernesto Pellegrini, che è stato presidente dell'Inter, che è un interista, che sostiene le sue tesi, però è una persona molto carina, molto sorridente, molto alla mano. Io ho sempre apprezzato tanto il presidente Pellegrini. Sì, è vero. Questo lo dico proprio con il massimo della serenità e della sincerità. C'è anche un'altra pagina in cui, guardali qua Luigi, due grandi personaggi, Arrigo Sacchi e Giovanni Trapattoni. Sì, Trapattoni, insomma, diciamo che mi sarebbe piaciuto per certi versi magari anche un suo ritorno al Milan, una cosa un po' romantica. Sì. Lui iniziò come allenatore, a parte l'epopea da giocatore degli anni 60-70, ma iniziò come allenatore la propria esperienza al Milan. È vero, 75-76. E diciamo, è un po' un rammarico quando Boniperti fece questa offerta e lo portò alla Juventus, perché poi si dimostrò un grandissimo allenatore, quindi mi sarebbe piaciuto magari rivederlo. Ma io credo di ricordare che il presidente Berlusconi, in una delle sue fasi dei primi anni della sua era rossonera, avesse contattato il Trap, avesse in animo di portare il Trap al Milan. Sì, ricordo in occasione degli 80 anni di Lido, che ci fu una grande pranzo all'interno dello stadio di San Siro. Siamo nel giugno 2001, un Milan-Brescia. È un Milan-Torino 6-0. Quindi c'è tutta una storia. Allora siamo nel 2002. In occasione di un Milan-Torino a ottobre. 6-0. Sì, è vero, perché è di ottobre lì. Esatto, io ero presente a quel pranzo e c'era Giovanni Trapattoni. No, col Brescia nel 2001 era il... cinquantesimo anniversario dello scudetto del Grenoli. 51, sempre, ecco. Ero già al mio, all'interno. Però tu stavi parlando, Luigi. Ecco, e in quell'occasione, nell'ottantesimo compleanno di Nils Liedholm, dove c'era appunto Giovanni Trapattoni, e ricordo che il presidente disse proprio a Trapattoni, a tutti, a Liedholm e a Trapattoni, apprezzò Liedholm per la sua carriera, e diceva: una delle prossime annate sicuramente lei tornerà a lavorare con noi. Poi non è successo però. Perché poi nel 2002 c'era Carlo Ancelotti sulla panchina del Milan, però ricordiamo tutti che diciamo un anno prima
un anno e mezzo prima c'era Cesare Maldini, esatto, quindi essendo ci stato Cesare Maldini, poi Carlo Ancelotti è rimasto 8 anni, non c'è il più famoso 6-0, poi anche lì del derby, con Maldini allenatore, un'altra partita memorabile. Assolutamente. Allora, allora Luigi, noi sulle ultime curve di questa edizione di Terza Pagina ci concediamo ancora volentieri a un po' di musica e immagine e poi sentiamo Franco Baresi. Sei tu che mi fai morire, se mi guardi rischio di impazzire, è una cosa che non è normale, dimmelo tu cosa devo fare. Sei tu l'unica ragione, chiodo fisso della mia passione, ti avvicini ma attenta a te, fai un passo di più e non rispondo di me. Questa sera ti rivedo, spero che sarà quella solita tortura che mi segue da troppo tempo. E mi sento di mentire a tutto il mondo, ma sto attento che nessuno si accorga di questo sguardo che mi osserva, che ti osserva nonostante me. Lo sai bene che ti voglio, ma ho già fatto la mia scelta ormai da tempo. Sei tu che mi fai morire, se mi guardi rischio di impazzire, è una cosa che non è normale, dimmelo tu cosa devo fare. Sei tu l'unica ragione, chiodo fisso della mia passione, ti avvicini ma attenta a te, fai un passo di più e non rispondo di me. Ogni volta ti ritrovo qui davanti a me, mi allontano ma non serve e lo sai anche te. E tu mi piaci e lo sai che se insisti forse riuscirai. Ti guardo, mi guardi, un passo, ti scansi. Ti guardo, non guardi, dimmi cosa vuoi perché mi tenti, senti. Sei tu che mi fai morire, se mi guardi rischio di impazzire, è una cosa che non è normale, dimmelo tu cosa devo fare. Sei tu l'unica ragione, chiodo fisso della mia passione, ti avvicini ma attenta a te, fai un passo di più e non rispondo di me. Oh, trovo la forza, oh, mollo, prendo atto di questo ma sbaglio, saresti solo una luce da spegnere, una settimana di ricordi da aggiungere, da qualche parte nascosti dietro un letto, dimenticati dentro l'ultimo cassetto, un altro problema da risolvere che mi fa vincere o perdere. Sei tu che mi fai morire, se mi guardi rischio di impazzire, è una cosa che non è normale, dimmelo tu cosa devo fare. Sei tu l'unica ragione, chiodo fisso della mia passione, ti avvicini ma attenta a te, fai un passo di più e non rispondo di me. Sei tu che mi fai morire, se mi guardi rischio di impazzire, è una cosa che non è normale, dimmelo tu cosa devo fare. Sei tu l'unica ragione, chiodo fisso della mia passione, ti avvicini ma attenta a te, fai un passo di più e non rispondo di me. I derby sono sempre molto particolari, partite molto sentite, arriviamo, cercheremo di fare un grande derby, una grande partita, perché è importante non allontanarci dalle posizioni alte, sicuramente credo che potremmo far bene, insomma anche l'Inter non sta attraversando un bellissimo momento, ma dobbiamo fare molta attenzione perché, come dicevo prima, è particolare i derby e quindi dobbiamo prepararci bene. Cercando di fare un po' di Amarcord, il derby per eccellenza è quello tra il Milan di Sacchi e l'Inter di Trapattoni? Vabbè, sicuramente in quegli anni abbiamo avuto soddisfazioni, abbiamo giocato dei derby straordinari, però anche qualche anno dopo ci hanno fatto anche soffrire, quindi l'Inter ha avuto anche delle grandi squadre, i derby, come ripeto, sono particolari e c'è sempre da prepararli al migliore dei modi perché loro hanno sempre carattere. Per Capitan Baresi il derby si vive anche in famiglia con Beppe, parlate più di quelli passati o magari degli ultimi che vedete? Ma ultimamente ci sentiamo meno e parliamo meno di derby perché non essendo protagonisti sul campo, però ogni tanto ci vediamo e parliamo di calcio e entrambi pensiamo sempre di poter fare il meglio, insomma i derby sono sempre molto sentiti, mi ricordo quando giocavo contro di lui e c'era un'emozione particolare. Non ricordo magari del primo derby giocato anche per chi di questi ragazzi ancora non è sceso in campo. Vabbè, bisogna andare indietro tanti anni perché si va nel 1979, il mio primo derby vinsi, quindi fu per me anche molto importante perché il primo anno che giocavo vincemmo anche lo scudetto e fu gol di Maldera, mi ricordo, e fu una grande gioia, una grande soddisfazione, stadio pieno,
Poi quegli anni lì l'Inter era anche più forte, era anche favorito sulla carta, e vincere diede doppia soddisfazione. Ultima cosa allora che chiedo, si parla tanto di questa stagione, si parla tanto anche della fase difensiva della nostra stagione, non posso non chiedere un parere a Capitan Baresi. Ma sai, la squadra sta crescendo, sta trovando il giusto equilibrio, è chiaro che la squadra, tutte devono aiutarsi, tutte devono lavorare per un unico obiettivo, qualche volta concediamo qualcosa, bisogna migliorare per avere la continuità nei risultati, quindi concedere meno è fondamentale poi. E insomma, queste le parole del capitano dopo il derby del 12 novembre 78, il gol di Maldera, il suo primo, ha rilasciato questa intervista il 12 novembre del 2014, con l'augurio magari che la prossima partita si concluda con lo stesso risultato del primo derby di Baresi. Luigi, hai qualche numero per chiudere? Sì, diciamo, volevo solo ricordare che ci stiamo avvicinando verso il 300° derby, il prossimo sarà il 282°. 282°, tu parli di partite ufficiali o tutte? No, di, totali, comprese le amichevoli. Le 282 il prossimo, sono state segnate 853 reti in complessivo. La cosa bella da ricordare è che le 56 presenze di Paolo Maldini, che è il recordman assoluto della storia del derby, mentre per l'Inter è Zanetti a 47. Non so se ci saranno giocatori di così lunga militanza nelle squadre che possano superare questi record. E le ultime cose, appunto, i marcatori: Meazza è il capocannoniere con 19 reti, mentre come stranieri sono a pari merito Nordal e Shevchenko con 14, che sono tanti. Diciamo, sono tanti. I giocatori tra i più rappresentativi della storia del mondo. Luigi, grazie. Grazie a te, Mauro. Grazie davvero Luigi La Rocca, grazie a tutti voi per aver vissuto questa edizione di Terza Pagina e buon proseguimento con la programmazione del canale. Biglietto. Beh, ma non è molto, però i biglietti che vedevo io quando ero bambino, Luigi, non erano molto diverso questo. Esatto, era Grafiche Bertello, se non erro, che era popolari. Proprio, esatto, popolari, e un biglietto che ha un suo fascino, è un biglietto stampato ovviamente dall'Inter, il Milan era l'ospite e quindi scritto in grande. Non ha un fascino rispetto agli attuali, che vengono stampati appunto su carta termica e che col passare degli anni svaniscono, e quindi c'è un po' un rammarico sotto questo aspetto. E invece questo rimane bello indelebile. Rimane fisso, insomma. Poi all'epoca si usava anche appunto appuntare la data dell'evento, scritto a... Eh beh, insomma, è quello, anche quello è stilografica. Anche quello è il suo fascino e la sua ricchezza. Esatto. Allora, sempre per quanto riguarda un Milan Inter del 49, sempre qui a Terza Pagina, sempre qui su Milan Channel, abbiamo ecco, queste, ma che cos'è questa cosa qui, Luigi? Allora, questa qui è una maglia particolarissima, è stata utilizzata per un evento veramente curioso. Sembra la maglia della Sampdoria. Esatto, infatti la Sampdoria ha un cuore rosso-nero, sappiamo. Lo ha detto Palombo, prima dell'ultimo Sampdoria-Milan Palombo lo ha detto. Esatto. A me è sembrato di capire anche che Palombo volesse dirci che era milanista, però vabbè, andiamo avanti. Esatto. È una maglia utilizzata per festeggiare il 50° anniversario della fondazione del Milan. E curiosamente, anziché fare una partita con una squadra internazionale, via dicendo, decise di chiedere l'ausilio proprio dell'Inter, quindi la dimostrazione che anche forse di una riappacificazione per certi versi di questa rottura, e quindi venne formata una squadra mista che affrontò l'Austria-Vienna e perse 3-4. Quindi non era destino che giocassero insieme. Esatto, esatto. E quindi ha la fascia rosso-nero-azzurra, è una maglia che è di proprietà del Museo di San Siro. Del Museo di San Siro. Di recente
qualcuno è venuto fuori, ma problemi economici, Milano non ce la fa, si fa, le fondano le due squadre, beh, insomma, sarebbe, esatto, per molti tifosi sia del Milan che dell'Inter, sarebbe come la fine di una passione, no? Si andrebbe a occuparsi di qualcos'altro. Va bene, andiamo avanti ancora con altri spunti e altre suggestioni che arrivano dai cimeli di Luigi La Rocca. Ecco, qui siamo dunque 63 settimanale Vita, Picchi e Maldini, Inter Milan partita a dispetto, la storia del derby della Madonnina. Luigi, esatto, cioè questo anche perché giornale di ispirazione cattolica, sì, come era questo, dedica proprio la copertina alle due squadre milanese, ai due capitani. Milan è campione d'Italia, esatto, che l'ha vinto nel 62. Esatto, le due squadre che dominavano il proscenio nazionale europeo proprio in quegli anni, e quindi è una cosa carina, sì, che ci siano i due capitani su questa rivista che con il calcio non aveva nulla a che non vedere. Aveva niente a che fare. Ecco, qui dovrebbe essere finito questo derby qua, se è un Inter Milan 1-1, dovrebbe essere finito 1-1. Proseguiamo ancora con il 1963, vediamo che cosa ci hai portato per consentirci di entrare proprio nei dettagli del derby. Ecco, qui siamo nel trofeo Città di Milano, Luigi. Esatto, esatto. Anche qui disputato a giugno, se non erro, dopo che il Milan aveva... Trofeo Città di Milano, sì, 13 giugno 1969, qui siamo andati No, questo è un 63. 63. Adesso lo trovo, eccolo qua, hai ragione tu, 63, Milan batte Inter 4-0, esatto, è il 27 giugno 63, esatto, bravo. Dopo che il Milan si era laureato campione, sì, a Wembley. Infatti non c'è più lo scudetto, siamo, esatto, già nell'altra stagione. No, diciamo che siamo a cavallo delle due, e anche lì, come potete notare, sulla sinistra, c'è un panettone, stiamo parlando di giugno. È vero, è vero. È per quello che si scambiavano sempre il panettone. Allora, no, mentre l'Inter donò a giugno un panettone, adesso non so se all'epoca c'erano i problemi sulla scadenza dei, sì, prodotti alimentari o meno come c'è adesso, è curioso che si veda appunto un panettone regalato dall'Inter, mentre il Milan in questa occasione, nella foto che vediamo sempre della stessa partita in cui era raffigurato l'Inter, c'è l'Inter porta il gagliardetto, ecco, del Milan. Ecco, ah, eccolo qua, bravo, fondo, è vero, c'è Picchi, Armando, esatto, Picchi, che ha in mano il gagliardetto del Milan per quel trofeo che... Insomma, è un po' il coronamento di una stagione memorabile. Avevano una squadra importante anche loro, esatto, insomma. Sì, sì, sì. Loro vediamo. Noi vinciamo la Coppa dei Campioni, loro vincono. E loro vincono, scudetto, quindi è una partita ad alto livello. Possiamo proseguire ancora, qui credo che si vada nel 1965. Allora, questo è un 13 ottobre 65, Luigi. Esatto. Rappresentativa, quindi ancora una mista Milan-Inter. Esatto. E qui sui biglietti però non c'è più scritto popolari ma gradinate. Esatto. A seconda un po' anche di chi stampava, sì, queste cose. Anche qua è una cosa curiosa perché, diciamo, negli anni 40, 50 e 60 era consuetudine di tanto in tanto, magari nelle soste proprio, sì, della nazionale, disputare partite tra squadre miste di rappresentanza, e questa proprio è un Milan-Inter contro il Chelsea. Qui c'è, poi vedevo sul biglietto Moville, la maglia degli sportivi, insomma i marchi più incredibili. Abbiamo forse qualcos'altro del 1965? Ecco, esatto, questa era la maglia, contro il Chelsea. Indossata proprio... Beh, questa è già più milanese, esatto, no? Richiama la croce di San Giorgio di Milano, insomma. Ricordo sempre che questa croce richiama un po' il diavolo e l'acqua santa. Insomma, ah, esatto, no? Noi siamo entrambi. Esatto. Siamo entrambi. E poi, insomma, nel corso della nostra storia siamo stati sulla croce in Serie B e poi siamo risorti e abbiamo vinto tutto in Italia, in Europa e nel mondo, insomma. Va bene. Allora, Luigi, adesso volevo farti vedere un documento da un nostro speciale che è Milano e il calcio, fatto molto bene, molto bello. Siamo in pieni anni 60, abbiamo visto 63, 65, adesso andiamo al 67. E
facciamo vedere ai nostri tifosi, lo vediamo insieme, ce lo godiamo tutti insieme, il modo in cui attraverso un derby di Milano è nata la moviola. Poi ci dirai se era gol o non era gol, Luigi, vediamo. In un campionato che vede il Milan tornare al successo dopo i trionfi dell'Inter, ancora una volta il derby di Milano segna un momento storico per il calcio. In una partita poco brillante a livello di gioco, un gol fantasma di Rivera segna l'inizio di un'epoca nuova. E la moviola è nata in un derby del 67 a Milano, con un gol di Rivera che in campo è subito contestato questo gol, che dentro, fuori, non dentro, non fuori, l'arbitro da guardaline, sì, prima no, poi sì, poi no, finalmente sì, gol. Noi eravamo tutti convinti che fosse gol, è stata la moviola proprio a far vedere che si era alzato un po' di bianco. Io Vitaletti era il capo montatore, veniva sempre con me a San Siro, guardando il filmato e mi ho scoperto come la palla toccava a terra, si alzava del gesso. Quindi dico, se si alza del gesso vuol dire che il pallone ha toccato la linea. Se ha toccato la linea non era oltre, quindi non era gol. Si lavorava tanto con le pellicole, non come adesso che è tutto elettronico. Poi c'era lo sviluppo, quindi bisogna aspettare un'ora almeno di sviluppo. Poi si tirava fuori il pezzo che riguardava la moviola, il rigore non dato, il rigore dato, quello che era. Allora si mandava allo sviluppo per fare la copia, perché si metteva poi sia nel pezzo del servizio che andava in Domenica Sportiva, sia la copia per poi poter andare in onda nella moviola. Questo a Milano. E pensi che allora giocava in Serie A il Foggia, per esempio. Per cui c'erano delle volte che io e Vitaletti stavamo preparando i pezzi della moviola e sentivamo la sigla della Domenica Sportiva. Io sono convinto che sia servita agli arbitri la moviola, se non altro sotto profilo atletico, perché hanno capito con la moviola che più erano vicino alla palla, più erano vicino all'azione e più era difficile sbagliare. Fa piacere ritrovare Carlo Sassi. Carlo Sassi era milanista o interista? Sai che non lo so, non lo so. Non credo, milanista non credo, non credo. Mm. Però secondo me degli vabbè, altri vabbè, però insomma, per carità, ha sempre fatto il suo lavoro in maniera impeccabile e professionale. Siamo solo noi degli inguaribili curiosi. Non era gol allora, non, secondo me non era gol proprio. L'ha dimostrato il fatto che avesse sollevato un po' di gesso, insomma, però venne assegnato e grazie a Dio almeno per noi finirà almeno in pareggio, insomma. Ed è finita in parità e poi abbiamo vinto lo scudetto quell'anno. Esatto. E quindi questo è quello che era accaduto nel 1967. Balzo in avanti, Luigi, entriamo negli anni 70 e tu ci hai portato un calcio film. Io ricordo molto bene quegli anni, 71, 72, 73, ma questo calcio film proprio non me lo ricordo, Luigi. Era una edizione curiosa che hanno fatto per 4-5 anni all'inizio degli anni 70, in cui 300 lire, penso. Sì, in cui praticamente venivano raccontate le partite dopo, una sorta di programma successivo. Cioè, ma si vendeva in edicola? Si vendeva in edicola e c'era la fotocronaca delle partite. Non esisteva più il calcio illustrato perché ormai aveva concluso le proprie edizioni e quindi questa cosa qui era una fotocronaca della partita. Durò per pubblicato da un editore, se non sbaglio, torinese, durò un 3 o 4 anni e poi chiuse. Qui Rivera e Mazzola tenevano banco, esatto, sempre loro. Esatto. I due Abatini. Siamo passati da Picchi e Maldini degli anni del 63, esatto, da Armando Picchi e Cesare Maldini, a Gianni Rivera e Sandro Mazzola. Esatto, che sono i due vessilliferi di, esatto, quegli, di quegli anni là. Esatto. Allora, Luigi, adesso invece entriamo nell'era di un derby a colori, di un derby che insomma appassiona sempre più i milanisti, gli interisti, tutti gli appassionati di calcio. Noi abbiamo nelle nostre mani un Forza Milan del novembre del 1990. Intanto una copertina molto bella, era della Silvio Berlusconi Editore, all'epoca Forza Milan veniva redatto
nella stessa palazzina di Corso Europa a Milano di Sorrise Canzoni. Ricordo perfettamente. Ecco. C'era Vittorio Mentana. Esatto, c'era Vittorio Mentana, esattamente, che è un grandissimo milanista, esatto, che oggi è il team manager del Milan. Qui c'è questa bella copertina che ricordo ancora, Gullit e Donadoni, Luci a San Siro. Avevamo preso a pretesto il titolo della canzone di un interista, ma in realtà, sì, insomma. Esatto. Non mi fa toccare quella polemica con Vecchioni. Cioè? Beh, lui ha negato che questa canzone potesse essere utilizzata dai milanisti, e questa è una cosa che a me dispiace molto, che una personalità come Roberto... Ma usata in che senso? Ha detto che quella canzone era solo poteva essere utilizzata solo dagli interisti. Ma pensate. E perché? Quindi, perché mai? Non lo so, perché lui è un interista. Sì, sì, lo so bene. Perso, insomma. Questo lo so bene. E questa affermazione a me ha ferito molto, perché è una bella canzone, che poi non è che parli. Eravamo anche in 100.000, c'è una canzone, sì, di Celentano. Che parla proprio del derby, insomma, un altro interista, un altro interista, ma questa è una canzone bellissima. Esatto. Sempre degli anni 60. Senti un po', qui c'è il derby dei presidenti. Nel novembre 1990 non fu per la verità una copertina molto fortunata, perché perdemmo 1-0 con gol di Berti. Però ecco, prima della, qui ti voglio far vedere una chicca, non so se te la ricordi questa cosa qua, io me la ricordavo. Se andiamo avanti, all'interno di Forza Milan c'è proprio lui con in mano Forza Milan, l'avvocato Prisco con in mano Forza Milan, esatto. Pino Azzolino, fotografo, vede l'avvocato Peppino Prisco che andava negli studi di Italia 1 a registrare la trasmissione e si è fatto fotografare con Forza Milan fra le mani. Esatto, ma sì, lui aveva uno spirito goliardico. Io ho conosciuto Prisco, diciamo che ricordo che mi mostrò di avere nella sua raccolta alcune immagini del Milan del 1905-1916. Io le tengo perché l'Inter non era ancora stato fondato e quindi non c'era ancora stata la scissione. Esatto, quindi l'Inter è il risultato di una scissione, non di una fondazione, esatto. Sono cose diverse. Ecco, condivisa questa chicca con gli abbonati a Milan Channel, credo sia la prima volta. Poi l'avvocato Prisco, che in ogni caso ricordiamo tutti con affetto, ricordo di riuscivo a farlo arrabbiare in maniera unica, questo un po' di sottile piacere me lo provoca, ma è il sottile piacere che ti provoca un grande avversario, perché è importante, per continuare ad amare la tua squadra, ad amare il calcio, è importante avere un avversario. Esatto. Senza l'avversario diventa tutto più triste, tutto più monotono. Assolutamente. E noi l'avversario, evidentemente, confronto... ce l'abbiamo. Esatto. Ecco, questo quindi Prisco, che avvocato Prisco, lo stimolo che per... diceva che era stato uno scherzo della redazione di Forza Milan, in realtà qui questa è la foto, insomma, non mente. Proseguiamo, perché questo servizio che stiamo per vedere serviva a Forza Milan per presentare il derby d'andata 90-91. Non andò benissimo, il Milan fece una grande partita, tutta all'attacco, ricordo, poi gol di Berti nel finale, immeritato, loro a volte. Sì, ma ancora oggi nelle squadre giovanili vincono spesso così. Sì. Il Milan gioca, crea, costruisce, magari non segna, loro calcio d'angolo, colpo di testa, gol strano, dentro. Ricordo. Era la natura. Milan stradominava e poi magari prendeva un gol proprio stupido. Ecco, c'era appunto questa, qui c'era stato tutto uno studio statistico numerico della redazione di Forza Milan, vedi le tabelle Luigi, in cui si parlava proprio della preponderanza, insomma, di Silvio Berlusconi nei confronti di Ernesto Pellegrini. Mi fa piacere trovare, al di là, insomma, questo era il titolo dell'epoca, qui siamo sul Forza Milan del novembre 1990, però di recente il presidente Berlusconi ha elogiato molto Ernesto Pellegrini per una sua iniziativa benefica. Quello della, sì, il ristorante, del ristorante, esatto. Sì, per ad un euro, con un prezzo, sì, ad un, esatto, euro per 500 persone. E questa è una bellissima cosa che il presidente Berlusconi ha apprezzato, e devo dire che Ernesto Pellegrini, che è stato presidente dell'Inter, che è un interista, che sostiene le sue tesi, però è una persona molto carina, molto sorridente, molto alla mano. Io ho sempre apprezzato tanto il presidente Pellegrini. Sì, è vero. Questo lo dico proprio con il massimo della serenità e della sincerità. C'è anche un'altra pagina in cui, guardali qua Luigi, due grandi personaggi, Arrigo Sacchi e Giovanni Trapattoni. Sì, Trapattoni, insomma, diciamo che mi sarebbe piaciuto per certi versi magari anche
un suo ritorno al Milan, una cosa un po' romantica. Sì. Lui iniziò come allenatore, a parte l'epopea da giocatore degli anni 60-70, ma iniziò come allenatore la propria esperienza al Milan. È vero, 75-76. E diciamo, è un po' un rammarico quando Boniperti fece questa offerta e lo portò alla Juventus, perché poi si dimostrò un grandissimo allenatore, quindi mi sarebbe piaciuto magari rivederlo. Ma io credo di ricordare che il presidente Berlusconi, in una delle sue fasi dei primi anni della sua era rossonera, avesse contattato il Trapp, avesse in animo di portare il Trapp al Milan. Sì, ricordo in occasione degli 80 anni di Lido, ci fu una grande pranzo all'interno dello stadio di San Siro. Siamo nel giugno 2001, un Milan-Brescia. È un Milan-Torino 6-0. Ah. Quindi c'è tutta una storia. Allora siamo nel 2002. In occasione di un Milan-Torino a ottobre. 6-0. Sì, è vero, perché è di ottobre lì. Esatto, io ero presente a quel pranzo e c'era Giovanni Trapattoni. No, col Brescia nel 2001 era il 50° anniversario dello scudetto del Grenoli. 51, sempre, ecco. Ero già al mio, ero però, già all'interno. Però tu stavi parlando, Luigi. Ecco, e in quell'occasione, nell'ottantesimo compleanno di Nils Liedholm, dove c'era appunto Giovanni Trapattoni, e ricordo che il presidente disse proprio a Trapattoni, a tutti, a Liedholm e a Trapattoni, apprezzò Liedholm per la sua carriera, e diceva: una delle prossime annate sicuramente lei tornerà a lavorare con noi. Poi non è successo. Non è successo, però. Perché poi nel 2002 c'era Carlo Ancelotti sulla panchina del Milan, però ricordiamo tutti che un anno e mezzo prima c'era Cesare Maldini, esatto, quindi essendoci stato Cesare Maldini. Poi Carlo Ancelotti è rimasto 8 anni, non c'è il più famoso stato 6-0, poi anche lì del derby, con Maldini allenatore, una partita memorabile. Assolutamente. Allora, Luigi, noi sulle ultime curve di questa edizione di Terza Pagina ci concediamo ancora volentieri a un po' di musica e immagini e poi sentiamo Franco Baresi. Sei tu che mi fai morire, se mi guardi rischio di impazzire, è una cosa che non è normale, dimmelo tu cosa devo fare. Sei tu l'unica ragione, chiodo fisso della mia passione, ti avvicini ma attenta a te, fai un passo di più e non rispondo di me. Questa sera ti rivedo, spero che sarà quella solita tortura che mi segue da troppo tempo. E mi sento di mentire a tutto il mondo, ma sto attento che nessuno si accorga di questo sguardo che mi osserva, che ti osserva nonostante me. Lo sai bene che ti voglio, ma ho già fatto la mia scelta ormai da tempo. Sei tu che mi fai morire, se mi guardi rischio di impazzire, è una cosa che non è normale, dimmelo tu cosa devo fare. Sei tu l'unica ragione, chiodo fisso della mia passione, ti avvicini ma attenta a te, fai un passo di più e non rispondo di me. Ogni volta ti ritrovo qui davanti a me, mi allontano ma non serve e lo sai anche te. E tu mi piaci e lo sai che se insisti forse riuscirai. Ti guardo, mi guardi, un passo, ti scansi. Ti guardo, non guardi, dimmi cosa vuoi perché mi tenti, senti. Sei tu che mi fai morire, se mi guardi rischio di impazzire, è una cosa che non è normale, dimmelo tu cosa devo fare. Sei tu l'unica ragione, chiodo fisso della mia passione, ti avvicini ma attenta a te, fai un passo di più e non rispondo di me. Trovo la forza o mollo, prendo atto di questo ma sbaglio. Saresti solo una luce da spegnere, una settimana di ricordi da aggiungere. Da qualche parte nascosti dietro un letto, dimenticati dentro l'ultimo cassetto. Un altro problema da risolvere che mi fa vincere o perdere. Sei tu che mi fai morire, se mi guardi rischio di impazzire, è una cosa che non è normale, dimmelo tu cosa devo fare. Sei tu l'unica ragione, chiodo fisso della mia passione, ti avvicini dici ma attenta a te, fai un passo di più e non rispondo di me. Sei tu che mi fai morire, se mi guardi rischio di impazzire, è una cosa che non è
devo fare. Sei tu l'unica ragione, chiodo fisso della mia passione. Ti avvicini ma attenta a te, fai un passo di più e non rispondo di me. I derby sono sempre molto particolari, partite molto sentite, arriviamo, cercheremo di fare un grande derby, una grande partita, perché è importante non allontanarci dalle posizioni alte. Sicuramente credo che potremmo far bene, insomma, anche l'Inter non sta attraversando un bellissimo momento, ma dobbiamo fare molta attenzione perché, come dicevo prima, è particolare i derby e quindi dobbiamo prepararci bene. Cercando di fare un po' di Amarcord, il derby per eccellenza è quello tra il Milan di Sacchi e l'Inter di Trapattoni? Vabbè, sicuramente in quegli anni abbiamo avuto soddisfazioni, abbiamo giocato dei derby straordinari, però anche qualche anno dopo ci hanno fatto anche soffrire, quindi l'Inter ha avuto anche delle grandi squadre. I derby, come ripeto, sono particolari e c'è sempre da prepararli al migliore dei modi, perché loro hanno sempre carattere. Per Capitan Baresi il derby si vive anche in famiglia con Beppe, parlate più di quelli passati o magari degli ultimi che vedete? Ma ultimamente ci sentiamo meno e parliamo meno di derby perché non essendo protagonisti sul campo, però ogni tanto ci vediamo e parliamo di calcio e entrambi pensiamo sempre di poter fare il meglio, insomma. I derby sono sempre molto sentiti, mi ricordo quando giocavo contro di lui e c'era un'emozione particolare. Un ricordo magari del primo derby giocato anche per chi di questi ragazzi ancora non è sceso in campo? Vabbè, bisogna andare indietro tanti 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 anni, perché si va nel 1979, il mio primo derby vinsi, quindi fu per me anche molto importante perché il primo anno che giocavo vincemmo anche lo scudetto e fu gol di Maldera, mi ricordo, e fu una grande gioia, una grande soddisfazione, stadio pieno. Poi quegli anni lì l'Inter era anche più forte, era anche favorito sulla carta e vincere diede doppia soddisfazione. Ultima cosa allora che chiedo, si parla tanto di questa stagione, si parla tanto anche della fase difensiva della nostra stagione, non posso non chiedere un parere a Capitan Baresi. Ma sai, la squadra sta crescendo, sta trovando giusto equilibrio, è chiaro che la squadra, tutte devono aiutarsi, tutti devono lavorare per un unico obiettivo, qualche volta concediamo qualcosa, bisogna migliorare per avere la continuità nei risultati, quindi concedere meno è fondamentale poi. E insomma, queste le parole del capitano dopo il derby del 12 novembre 78, il gol di Maldera, il suo primo, ha rilasciato questa intervista il 12 novembre del 2014 con l'augurio magari che la prossima partita si concluda con lo stesso risultato del primo derby di Baresi. Luigi, hai qualche numero per chiudere? Sì, diciamo, volevo solo ricordare che ci stiamo avvicinando verso il 300esimo derby, il prossimo sarà il 282esimo. 282esimo, tu parli di partite ufficiali o tutte? No, totali. Comprese le amichevoli. Tutto. Le 282. 282 il prossimo. Sono state segnate 853 reti in complessivo. La cosa bella da ricordare è che le 56 presenze di Paolo Maldini, che è il recordman assoluto della storia del derby, mentre per l'Inter è Zanetti a 47. Non so se ci saranno giocatori di così lunga militanza nelle squadre che possano superare questi record. E le ultime cose, appunto, i marcatori: Meazza è il capocannoniere con 19 reti, mentre come stranieri sono a pari merito Nordal e Shevchenko con 14, che sono tanti. Diciamo sono tanti. I giocatori tra i più rappresentativi della storia del mondo. Luigi, grazie. Grazie a te Mauro. Grazie davvero Luigi La Rocca, grazie a tutti voi per aver vissuto questa edizione di Terza Pagina e buon proseguimento con la programmazione del canale.